Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi. 19esima giornata del campionato di Serie C2 Girone A. In campo United Aprilia e Atletico Fontana Liri. Ogni avversario fa fatica a fare punti. Bernoni, Lippolis parte subito in vantaggio. Lo United, Lippolis sblocca il risultato. Luccioli, poi Bianchi anticipato, Galati solo. Può andare a tiro, palla in rete, 2-0 United, Galati. Poi appoggia Galati, Lippolis va via a sinistro, ancora in rete, 3-0, doppietta di Lippolis. Bianchi lamentava un colpo subito, tanto Gaglietti entra e mette il suo timbro, 4-0. Poi dentro ancora Lippolis, Gaglietti tiene il pallone in campo e poi scarica sotto l'incrocio uno dei suoi proverbiali destri. 5-0, dunque l'Atletico può tornare in possesso di palla, perde però malamente, allora Esposito va a segnare la rete di Esposito che porta a 6 le marcature. Luccioli poggia Bianchi, Bianchi sinistro, palla sul palo, poi Luccioli, pallone ancora suo, lascia alla rete da parte di Luccioli, bel gol sotto l'incrocio. Dentro per Armenia, si chiude la difesa Ciociara, allora Bianchi va via, Bianchi, Donazzolo mette in calcio d'angolo, sterzata, c'è Bianchi a rimorchio, Bianchi, va via Bianchi, c'è Donazzolo però, Bernoni scappa via, salta tre uomini, scatenato Bernoni, lascia Lippolis, si accentra Lippolis, il tiro e palla in rete, pallone per Pacchiarotti, mette dentro, poi sulla linea, Venditti salva l'ottava marcatura, poi Perna, ruba palla, Perna al sinistro, palla in rete. Seconda marcatura per l'Atletico, 7-2. Pallone per Bernoni, tutto solo, si aggiusta il pallone, poi lascia Gaglietti che mette dentro. Ottava rete, 8-2. De Angelis prova il tiro e trova l'angolino. Immobile Donazzolo, 8-3. Armenia, Gaglietti. Gaglietti prova lui, palla in rete, 9-3, ancora Luca Gaglietti, ancora De Angelis, Bernoni anticipa sciocco, Bernoni va al tiro, palla in rete, il diagonale vincente di Bernoni, 10° gol dello United. Cannata, ancora Armenia, pallone dentro e alla fine se la cava ancora Fontana Liri, ma ancora Pacchiarotti e stavolta fa centro. A centro anche Pacchiarotti, 11-3. Allarga Bernoni. Bernoni va via Venditti, Bernoni lo mette a sedere, fa un gran gol. Piazza il pallone all'incrocio per il 12-3. Alla fine però De Angelis riesce a tornare in possesso, poi Bianchi va via velocissimo, Bianchi fa un gran gol. Bianchi tutto solo. Fa 4. Poi arriva subito la marcatura di Esposito, 13-4, poi Armenia, mette dentro Pacchiarotti, tutto solo Pacchiarotti, 14-4, poi ancora De Angelis, Bianchi appoggia e Sciucco mette dentro per il 14-5, lascia ancora Galati, va sul fondo, mette dentro, respinge la difesa e poi Pacchiarotti timbra ancora, 15-5. Bianchi prova il tiro improvviso ma un po' velleitario, allora va via Pacchiarotti, mette dentro, non arriva Armenia sul pallone e finisce la partita, continua la sua marcia verso la vetta lo United Aprilia che vince 15-5 contro il Fontana Liri. Da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi è tutto, appuntamento al prossimo servizio con Mondo Futsal.